L'industria italiana nel 2010 ha ripreso a crescere, ma siamo ancora a una distanza abissale dai livelli pre-crisi. Secondo i dati dell'Istat, l'anno scorso la produzione industriale è salita del 5,3% rispetto al 2009, una ripresa diffusa in molti settori, che però consente di recuperare solo in parte l'autentico crollo degli ultimi anni, quando l'industria italiana ha perso oltre il 20%. A questi ritmi, dunque, ci vorranno anni per risalire la china. Servirebbe dunque, e come, una scossa per la nostra economia. Ma per ora, tra gli imprenditori, sui provvedimenti annunciati ieri dal governo prevale lo scetticismo. Avranno un impatto limitato, è il commento della Presidente Marcegaglia, non è con un Consiglio dei Ministri che si fa la crescita. D'altra parte, come avverte ancora oggi la Banca Centrale Europea, la ripresa continua, ma le incertezze rimangono elevate, la disoccupazione resterà alta per tutto il 2011 e i governi dell'euro, ammonisce Francoforte, devono attuare i piani di risanamento dei conti pubblici, anche con nuove misure, se necessario. Sui nostri conti pubblici, intanto, una buona notizia arriva dall'Agenzia delle Entrate. Nel 2010, dalla lotta all'evasione fiscale, sono stati recuperati oltre 25 miliardi di euro.